Ben ritrovati amici del canale YouTube dedicato alla fotografia, che è questo sul quale ci ritroviamo abbastanza spesso. Eccoci di nuovo qui. Una volta che sono finite le ferie, sono finite le vacanze, siamo tornati a fare video. Oggi parliamo di una macchina fotografica che ho trovato per caso. È abbastanza particolare, non è comunissima, è una macchina piuttosto difficile da trovare, almeno questo modello qui. E parliamo della EO Altissa Altix NB. La ditta EHO Altissa nasce in Germania dell'Est, ma per la precisione nella ex Germania anteguerra, e in particolare a Dresda, che era una fucina di produzione di macchine fotografiche, apparecchi fotografici. Era una cosa, l'ho già detto in un'altra occasione, sono stato a Dresda a verificare poi quel poco che ho potuto, perché non è rimasto più niente se non la ditta, la fabbrica della Webb Pentacon, che è stata a sua volta della Zeiss, che è stata ancora prima della Hernemann. Comunque, macchina prodotta intorno al 1958-1959, ma fa seguito a una produzione che era già iniziata prima della guerra, negli anni 30, con le fotocamere Altissa. Questa è una sorta di perfezionamento di quelle macchine ed è un modello che è stato ripreso nel dopoguerra e in un certo senso portato a maturità. Andiamo a vedere un po' più nel particolare di cosa si tratta. Questa è la custodia, un po' malconcia in certi punti, vedete sopra, per esempio, è tutta rotta. Ah, l'ho trovata così. È la custodia della Altissa Altix NB. Andiamo ad aprire e vediamo un po' com'è fatta. E ci appare così. Togliamola completamente dalla custodia per apprezzarla al meglio. Ecco qua. Allora, balza subito evidente, guardando la macchina sotto diversi punti di vista, la presenza di una torretta esposimetrica. Vedete? Questa che compare anche nella Contax 3A, grosso modo, no? Lo stesso modo. Quello che appare subito evidente però è questa scritta, che era presente un tempo sul coperchio dell'esposimetro al selenio e che oggi non c'è più, evidentemente era piuttosto delicata come scritta. E adesso vi faccio vedere una diapositiva così che possiate capire com'era originariamente la macchina. E quello era il tipo di scritta e c'era il logo del nome della macchina, quindi Altix NB. In alcuni altri modelli lo stesso nome è riportato sulla parte anteriore, superiore del corpo macchina, in questo caso no. Allora, abbiamo detto la presenza dell'esposimetro, esposimetro esterno, c'è qui un piccolo pulsantino per azionare l'apertura dell'esposimetro, ecco qua, la cellula del selenio, purtroppo esaurita. Ci ho provato in tutti i modi, non c'è niente da fare, non parte, l'esposimetro non parte, ma l'esposimetro però possiamo vedere come funzionava. E cioè andava impostata sensibilità, tempi e diaframmi e ci dava i vari accoppiamenti. Si vede bene? Ed era una cosa sicuramente utile se funzionava. Purtroppo non funziona più. Non possiamo fare affidamento all'esposimetro esterno, ma non poteva farlo evidentemente neanche l'ultimo possessore, perché io ho trovato all'interno di questa custodia, dietro una fotografia, vedete? Sto ragazzino, cos'è, l'albero di Natale, gli ha sacrificato il padre, il nonno, boh. Sta fotografia del povero bambino davanti all'albero di Natale, per riportare i valori degli accoppiamenti a seconda delle varie condizioni di luce.
E qui veniamo sempre a Sole 125,16, le classiche cose. Poi riporta Sole velato 125,8, nuvolo un sessantesimo 5,6 credo, 5,1, vabbè. E molto nuvolo F4. Questi sono dei dati di promemoria, il che significa che anche al tempo dell'ultimo utilizzatore la cellula esposimetrica era esaurita e lui provvedeva così. Era una cosa molto comune quella volta, si riportava spesso quando vi capita di comprare le macchine fotografiche, guardate nelle custodie, si trova sempre questi piccoli promemoria, è normale. E gli serviva, evidentemente serviva, sono le cose fondamentali che sanno sempre tutti, e faceva bene a scrivere per ricordare. Magari poteva prendere un pezzo di carta qualsiasi anziché la foto del nipote o del figlio davanti all'albero di Natale, vabbè, comunque ad ogni modo. Era colori, quindi sarà degli anni 60, vedrai, 60-70. Ma vabbè, guardiamo l'obiettivo. L'obiettivo che veniva montato su queste macchine era o uno Zeiss, ma in questo caso invece un Meyer Optic, un Trioplan 50 mm f2.9. Mai sentite una cosa del genere? Comunque, 2.9, apertura massima del diaframma. Diaframmi che andavano da appunto 2.9 a 22, e che troviamo nella ghiera più esterna dell'obiettivo, con dei bei scatti. Sentite? Figo? L'apertura del diaframma va da 2.9 a 22. Richiudiamo. I tempi vanno da un secondo più la posa B a un 250esimo di secondo, e sono azionati girando questa ghiera, la ghiera più vicina al corpo macchina. Spero di farvela vedere. Ecco qui, vedete, i tempi sono qui, sono segnati qua. E io muovo questa ghiera per ottenere, vedete il puntino di riferimento come gira, per ottenere i vari tempi. Allora, più va verso destra, i tempi lenti, sinistra, tempi veloci. Quello che si vede qui è l'autoscatto. Questa parte qui sopra, dopo vi faccio vedere anche come funziona. E la ghiera centrale era quella della, questa era la ghiera della messa a fuoco, piuttosto scorrevole. Ho visto che con alcuni modelli era 2, invece questa qui è abbastanza scorrevole. E va da un minimo di 60 cm a infinito. La caratteristica fondamentale di queste macchine, a differenza di quelle prodotte in anteguerra, era che l'obiettivo era intercambiabile. Come si fa per cambiare l'obiettivo? Si agisce su questa ghiera, la seconda, dopo la prima, se consideriamo la prima quella dei tempi, la seconda, si fa questo movimento, tac, e l'obiettivo si estrae. In questo caso il 50. C'era un 35 e un 90. Ovviamente il mirino che abbiamo su questa macchina, il mirino standard, è un 50. Per il 35 e il 90 c'era un aggiuntivo ottico, un mirino esterno, come c'è nelle Fed, nelle macchine telemetro in generale, che aveva una cornicetta esterna nella parte frontale, che quando era applicata funzionava per il 90, staccata funzionava per il 35. Ingegnoso e molto semplice. Purtroppo io questo aggiuntivo qui non ce l'ho. Aggiuntivo che veniva montato nel porta flash, nella slitta porta flash, porta accessorio. Poi nella parte anteriore troviamo il contatto per la presa flash, il mirino come abbiamo visto. Nella parte superiore abbiamo la ghiera per il riavvolgimento del film una volta esposto, la leva d'avanzamento, il pulsante di scatto. E questa ghiera sotto era per il contapose, parte posteriore, si intravede il simbolo dell'altissa, e la parte inferiore c'è il tastino per azionare il riavvolgimento del film una volta esposto, e questa parte sferica circolare
con la presa per il treppiede, che serve anche per aprire il dorso, perché si agisce qui, si svita e si apre il dorso, che scorre in questo senso così. Allora, qui c'è già un pressapellicola, vedete? Ma qua, per avere l'ottimo piano focale, ce n'è un altro in un certo senso, perché questa finestrella qui si apre, la pellicola viene fatta passare qui sotto, questo si chiude per tenerla proprio in piano, ed è un sistema ulteriore per avere la certezza che la pellicola scorra bene. Si richiude, aspetta, però vi faccio vedere magari i tempi. Allora, facciamo per far vedere bene i tempi, stacchiamo anche l'obiettivo. Dunque, qui abbiamo il tempo più veloce che è un 250esimo. Si carica così e si scatta. Sì, non avete visto quasi niente. Ci rimetto l'obiettivo perché almeno vi fa vedere il diaframma. Ma non serve neanche. Usiamo i tempi più lenti, portiamo a un 60esimo. Eccoci, portiamo un tempo ancora più lento, io non ci vedo bene così, comunque vi do un 15esimo. Insomma, va bene. Mano a mano che andiamo verso i tempi lenti, ho notato una cosa, però in questo caso adesso porto un quarto di secondo, che sembra andare bene. Quando però andiamo a mezzo secondo, la proporzione rimane sempre, però mi sembra un po' lungo come tempo. Un po' lunghino, un secondo addirittura ancora più lungo. È un po' troppo. Come proporzione ci siamo, però mi sembra leggermente un po' esagerato. Ma vabbè, ad ogni modo, ragazzi, è una macchina degli anni 60, funziona, la voglio provare, perché i tempi veloci funzionano perfettamente, voglio provare. E poi magari vi faccio vedere come va. Tutto ok. Ecco qui la macchina ricomposta. E questo sarà un video breve perché non è che c'è tanto da dire sta macchina. Ho trovato pochissimo sulla macchina stessa. Ho trovato poco sia online che sul Mecheon. Almeno le edizioni che ho io ne parlava pochissimo. Mi ero dimenticato di dire che quando si riavvolge il nastro si preme questo tastino e si alza questo pomello di rivolgimento. Accorgimento, ho notato sta cosa perché ho montato un rullo prima. Non tenete schiacciato qui perché la finestrella metallica che vi ho fatto vedere prima va a schiacciare la pellicola e poi gira fatica. Tenete così. Schiacciate qua, tenete schiacciato qua e girate qui. Questo movimento qui consente il riavvolgimento preciso. Il mirino è un semplice mirino, non c'è assolutamente niente, non c'è alcun tipo di riferimento per quanto riguarda la composizione dell'immagine. Ah, l'autoscatto, diamo un'occhiata all'autoscatto, carichiamo, diamo un tempo veloce. L'autoscatto si carica così, muovendolo da questa parte, e schiacciamo il pulsante di scatto. Eccola che va la macchina e che ci fa, esatto, vedete, è una bella corsa e non c'è tanto da dire su sta macchina. Fatemi sapere se la conoscevate o meno. Mi dispiace che purtroppo non c'è più la scritta sopra, però vabbè ragazzi, fa ridere, dai, fa veramente ridere. È una macchina bellina, la voglio provare e speriamo che mi dia delle buone fotografie. Credo di sì, non dovrebbero esserci motivi per cui pensare il contrario. No? Aspetto come sempre i vostri commenti. Grazie per le iscrizioni, vanno sempre alla grande. Grazie per i like. Continuate a iscrivervi, mi fa molto piacere. Vi ringrazio fin d'ora per chi vorrà iscriversi da adesso in poi. Grazie a quelli che lo hanno già fatto, ovviamente. Niente, vi rimando al prossimo video e spero che abbiate passato anche voi delle buone vacanze. Ciao a tutti, alla prossima!